17 settembre 1980. Nasce il sindacato polacco Solidarność. Il movimento di lavoratori si forma dopo gli scioperi nei cantieri navali di Danzica. Alla sua testa è Lech Wałęsa. Nel corso degli anni, Solidarność diviene il punto di riferimento del movimento di dissenso interno alla Polonia. Nel 1981 conta già 9 milioni di iscritti. Nel giugno 1989 Solidarność vince le prime elezioni parlamentari parzialmente libere in Polonia dal dopoguerra e tale successo contribuisce all'avvio di una serie di rivoluzioni pacifiche a carattere anticomunista in tutti i paesi comunisti dell'Europa orientale. Solidarność nel 1980 è il primo grande sindacato di matrice cattolica dell'est europeo. Nasce in un momento del tutto particolare, dopo gli scioperi di Danzica, e assume un ruolo politico fondamentale dopo il colpo di Stato del generale Jaruzelski. A guidarlo è un sindacalista, appunto, Lech Wałęsa, che sarà premio Nobel per la pace e soprattutto con la ritrovata democrazia presidente della Repubblica Polacca. Solidarność fu appoggiato a livello internazionale con grande solidarietà da parte di tutto il mondo occidentale e un peso specifico importante ebbe anche la Chiesa Cattolica con il Papa polacco Giovanni Paolo II. Con il passare del tempo però Solidarność ha perso l'appeal che aveva nella fase iniziale ed è diventato uno dei tanti sindacati che ancora oggi ci sono in Polonia. Dopo una prima giornata dedicata soprattutto ai primi adempimenti formali e ai saluti delle delegazioni straniere, particolarmente numerose, oggi il congresso di Solidarność, che si sta svolgendo a Danzica, è entrato nel vivo dei lavori con la diffusione del rapporto della direzione uscente. Un documento cauto, ma non certo privo di motivi di interesse e di polemica, è tale comunque da distaccarsi notevolmente dalla linea del Partito Comunista, riaffermata ancora mercoledì a Varsavia nel Comitato Centrale dal suo segretario Kania. Solidarietà viene definita nel rapporto come l'embrione di un nuovo modo di vita in uno Stato che ha ambizioni totalitarie, frutto di un possente movimento liberatore che ha per obiettivo i diritti dell'uomo e del cittadino. Se il Partito Comunista riafferma ogni giorno a gran voce il proprio ruolo dirigente nella società polacca, il documento dei sindacati replica definendo solidarietà forza motrice del rinnovamento del Paese. Durezza anche nei confronti del governo Jaruzelski, rivelatosi incapace, così si legge, a far uscire il Paese dalla crisi e capace solo di tentare di coinvolgere solidarietà nella propria gestione fallimentare dell'economia. Per contro, esplicito è l'omaggio alla Chiesa Cattolica, per molti anni, dice il documento, l'unico difensore dei lavoratori. Esplicito l'omaggio anche ai vari movimenti semiclandestini per i diritti dell'uomo, definite forze di rinnovamento.